Hai delle buone notizie? Certo, che oggi è una bellissima giornata, dopo la pioggia di ieri, e poi sei venuto a trovarmi te. Meglio di così. Buone notizie, tutti i mercoledì alle 19.15 su Radio PNR. Io sono Marco Barbagialata, non il conduttore, ma lo stimolatore alla buona notizia. Buone notizie! Vabbè, volevamo crearvi un po' di suspense, come avete sentito nel cappello, probabilmente qualche pausa di troppo dovuta a motivi tecnici vi hanno cancellato qualche cosa, quindi ci dovete seguire per forza per sapere veramente che cosa ci sarà in questa puntata ricca come non mai. E naturalmente siamo in studio, io Marco Barbagialata con Elia Poggio e Jacopo Morgon in regia. La nostra versione in diretta radiofonica, ma anche in diretta web streaming, la potete seguire su Facebook, sulle pagine di Radio PNR. Come abbiamo anticipato, quindi una puntata ricca di stimoli dovuti anche ai risultati che abbiamo ottenuto con le prime puntate, dove le visualizzazioni sono schizzate veramente in alto, quindi siamo molto contenti e pimpanti. E anche se questo, diciamo, ci può solo consolare per quanto riguarda il brutto tempo che continua a imperversare, ed anche se non dovrebbe annoverarsi il maltempo tra l'altro, che ha creato disastri in mezzo Italia, tra le buone notizie invece a noi è servito per andare a cercare una persona speciale, un giovane novese che sta in questo momento all'estero, in Francia. Lo abbiamo in linea con noi. Ciao Matteo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao. Matteo Ponzano, il dottor Ponzano per la precisione, è un determinato giovane della nostra terra che dopo una laurea in fisica dell'atmosfera e meteorologia geofisica, dico giusto? Esatto. Raccolta in 3 anni di università in Italia, ha ricevuto l'invito a svolgere un importante dottorato in meteorologia in Francia, a Tolosa, dove l'argomento trattato in questi 3 anni è di previsibilità di precipitazioni intense sul Mediterraneo. Quanto più azzeccata può essere la sua parola oggi? E chi più ne sa di lui? Bene, Matteo, allora, intanto raccontaci questa tua esperienza, come sta andando, sei contento? Ma molto bene, sì, mi ritengo soddisfatto. Finito il secondo anno, mi rimane ancora un anno. Bene. L'ambiente qua a Tolosa è piacevole. È vero che è una delle migliori università che ci sono in Europa per quanto riguarda questo argomento? Sì, per quanto riguarda il meteo sì, e tra l'altro il dottorato lo sto conseguendo a Meteo France, che è il servizio nazionale di meteorologia francese, la cui sede principale è proprio a Tolosa. Ah, bene. E naturalmente noi, sinceramente, del tempo che fa in Francia ci interessa, ma relativamente. Ma ci interessa molto di più quello che sta succedendo nel Mediterraneo, in particolare in alcune zone dell'Italia, eccetera. E come mai questo cambiamento di tempo? C'è una motivazione o siamo noi che abbiamo la memoria corta? No, c'è una motivazione. Innanzitutto, parlare di cambiamenti climatici relativamente a questi eventi bisogna allora andarci molto molto cauti, perché bisogna fare una distinzione tra quello che è il clima e quello che è la meteorologia, il tempo. Ci possono essere eventi estremi circoscritti che non sono associabili alla climatologia, e invece ci possono essere trend in cui la frequenza di questi eventi estremi aumenta. Noi stiamo entrando in questo secondo caso, c'è cioè una maggiore frequenza, infatti, e ogni tanto ci sono eventi molto molto estremi. No, infatti anche il fatto che sia successo in contemporanea, diciamo, gli eventi più disastrosi sono capitati in Liguria, in Sicilia, in Trentino, quindi zone molto distanti una dall'altra e in contemporanea però. Esatto, esattamente, perché diciamo la motivazione principale sono le temperature elevate. Infatti temperature elevate, soprattutto per quanto riguarda il mare, determinano maggiore energia, maggiore vapore acqueo presente nell'atmosfera, e il vapore acqueo è quello che poi incentiva la formazione di questi fenomeni. Quindi in un certo senso i cambiamenti climatici in questo caso si possono legare al fatto che avendo temperature più elevate l'energia in gioco è più alta, quindi obbligatoriamente poi i fenomeni che si verificano sono decisamente più intensi. Ho capito.
Allora, dammi invece così, qualche indicazione, cioè quanto prima si può sapere che sta per accadere qualcosa, cioè quanto prima possiamo avvertire la macchina dell'emergenza? Sì. Normalmente, voi avete possibilità di una visione, diciamo, precisa a che distanza di tempo? Allora, per quanto riguarda le piogge, perché adesso stiamo parlando di piogge, la pioggia è la variabile, è la più complicata, la più complessa da prevedere in meteorologia, soprattutto per il fatto che è molto localizzata. Poi nel territorio italiano la difficoltà è ancora maggiore, perché abbiamo anche l'interazione delle montagne, abbiamo molta orografia, dall'Appennino alle Alpi, il mare che ci circonda, quindi fare una previsione è sicuramente più complicata rispetto a fare una previsione per esempio in Germania o in altri paesi dove ci sono pianure e l'orografia è più semplice. Diciamo che in Italia, bene o male, una previsione di pioggia ottimistica, diciamo, è intorno a 3 giorni. Si può spingere fino a 4-5 giorni massimo. Allora guarda, io colgo l'occasione perché abbiamo qui in studio un amico, Fabio Cantarutti, che è uno dei responsabili dell'ufficio della protezione civile della provincia di Alessandria. Uh-huh. Allora, e gli pongo questa domanda, Fabio, ti pongo questa domanda. E allora, noi abbiamo sentito appunto dall'esperto che ci vogliono 3 giorni. Quanto ci vuole invece per l'organizzazione della macchina della protezione civile in queste occasioni per cercare di garantire la maggiore sicurezza possibile alla gente? Ma intanto buonasera a tutti. La macchina è sempre operativa, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Quindi non ci sono buchi temporali. Il monitoraggio è fatto in tempo reale e abbiamo degli strumenti che ci avvertono con pluviometri, idrometri, di tutto quello che è l'andamento meteo, e in base a questi dati il centro funzionale della Regione Piemonte emette dei bollettini di allerta e tramite questi poi vengono distribuiti su tutto il territorio in modo capillare e attivando tutte le varie procedure che devono essere messe in atto per la tutela dei beni e della popolazione. Bene, allora tanto poi con Fabio parleremo di altro e per altri motivi che qua dovremo parlare di sport. Però Matteo, allora un'ultima parola e poi ti salutiamo e ti ringraziamo e ti riveremo a trovare sicuramente parlando anche di altre cose. E ad esempio degli studenti che sono all'estero, che è un argomento che vorrò trattare sicuramente in questa trasmissione. Allora, dacci un'ultima visione positiva, ci chiamiamo Buone Notizie, questo programma si chiama Buone Notizie, dici che questo brutto tempo a breve terminerà e ci torna qualche giornata di sole. Allora, purtroppo nel breve termine no. Non puoi modificarlo, quindi, non riesci? Non posso, purtroppo non, a breve termine non abbiamo ancora questi mezzi. Va bene, allora andremo avanti con l'ombrello. Però diciamo, non eventi estremi, non sono più eventi estremi. Questa è la buona notizia. Pioggia autunnale. Questa è la buona notizia. Ti ringrazio tanto. grazie a te. A presto. E a proposito di scuola, un veloce flash prima di passare alla musica. L'Istituto Ciampini, nostro ospite delle scorse puntate, ha vinto, classificandosi secondo, il premio indetto dalla Camera di Commercio Storie di Alternanza per il lavoro svolto nell'ambito turistico insieme alla Proloco di Novi. E con questo, col Ciampini, noi mandiamo anche questo piccolo video della musica. Ok. Dopo il Ciampini, sotto la musica, puoi mandare l'immagine dello Scrivia. Sì. Quando vuoi, poi ci butti allora l'immagine dello Scrivia. Ovviamente senza audio, sei a posto. Perfetto. Adesso, appena rientriamo, c'è il video del sindaco di Novi. Perfetto. Cioè, faccio l'introduzione io. Quindi rientri e parli tu. Parlo io. Perfetto. E poi facciamo partire un po' di audio. E poi iniziamo l'intervista con loro. Ok, va benissimo. Allora io intanto ti lascio i microfoni aperti dopo che l'hai introdotto sul sindaco. Perfetto. Sindaco, quanto dura lo sappiamo? No.
Noi siamo comunque in Intervistato diretta da anche Davide adesso Ricci. con Facebook, quindi quello Ah, che ci raccontiamo. viene ritrasmesso su Sì, anche dietro le Facebook. quinte. Però non ti sento. No, Sì. no, perché sentite. Perché Lì è sentiamo. solo l'FM. Sento solo Sono l'FM. FM, È sì. solo l'FM. Sì. E le chiedo se riesce un pochino a proprio mettersi davanti, proprio come se parlasse a Sì, una platea. tu volevo far parlare lui, Se, ok, sì. perché sennò poi Cerco la risposta. vengono perse le informazioni e in FM non ci sentono bene. Perché ovviamente Eccoci, l'audio viene preparato, perso un po' eccoci. in radio. Speriamo che sto video venga meglio, non so cosa è successo. C'era un problema di streaming, nel senso che saltava l'audio, infatti è saltata la diretta, ho dovuto rimandarla, però ora funziona, no? Si Ah vede sì, adesso tutto a bisogna posto. Ci sono dei collegati per caso, guarda un po'. login azioni? No, dovrebbe apparirvi in 84, alto a in destra, alto a forse. destra, no, in diretta ora non lo vedo. No, ok, però siamo in diretta a posto, tutto bene. Quindi Io ho lui messo ne... solo buone notizie Cioè, puntata 4, noi perché non sapevo se abbiamo, sì, volevo scrivere fatto questo qualcosa. dovere, quindi abbiamo Scrivimi, te lo mando in A, ma distribuito non attivo l'audio. sì, informazione. No, non Cioè, serve in A, devi solo fare avremmo cut, dovere, mandi solo no? l'immagine. Sì, adesso dovrebbe arrivare, ma poi arrivano sempre... Mandi un cut e sei a posto. Ok, abbiamo Sono ancora. riflessivi i nostri Io sento solo i video internauti. che mandi in Ma onda. secondo me bisogna fare ancora Come? un po' Sento più solo i video che di mandi in onda registrazione. io. No, ma poi arrivano, tant'è che poi Sì. la vedono molto, la guardano Da lì? Sì, registrata. adesso, ora come ora, sento solo Come i ti video che dico, mandi in l'ultima onda. puntata Sì, 1500 giusto, perché tu sei visualizzazioni, collegato cioè, lì. quindi numeri Se, molto nello scrivere ti interessanti. direi magari. Se tagli. No, beh, puoi farlo lo stesso. Perché se tu tagli si sente l'audio del video, in più si sente la webcam, capisci? Quindi se vuoi farlo, fallo ora, però Se vogliamo veloce. tagliare un po' di musica, No, ma tagliamo. tanto guarda, siamo a 40 secondi e facciamola parlare sta musica, perché sennò viene No, perché poi mi troppo dici lunga. che stiamo andando lunghi, alla fine. Ma le canzoni devo piazzarle comunque, Marco, Sì, sì. non posso non metterle. No, Allora, lo scrivi e lo lascio così, immagino. va benissimo. 20 secondi e rientriamo, va bene? Tu tieniti pronto col sindaco, che mi mandi anche in A. Adesso lo scrive però, eh. Bene, con questa bella musica che ci ha proposto Elia, ci ha tenuto compagnia anche nella pausa, mentre mandavamo delle immagini che riguardavano lo Scrivia. E la puntata, come abbiamo detto, è ricca di sorprese. Siamo solo... Vi mandiamo ora una brevissima intervista del nostro primo cittadino di Novi, perché ci annuncia un evento sportivo molto importante. Prima di parlare con Fabio Cantaruti e con Lamberto di Hockey, sentiamo questo perché è una notizia importante. Bene, siamo qui con il nostro signor sindaco Guglielmo Rocchino, perché è giunta una buona notizia molto importante per la città. Avremo l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Certo, finalmente, insomma, dopo tanti anni siamo riusciti nuovamente in un'occasione particolare, cioè nel 2019, perché nel 2019 festeggeremo i 100 anni della nascita di Fausto Coppi e i 100 anni della prima vittoria del Giro d'Italia di Costante Gerardengo nel 1919, che ha vinto il suo primo Giro d'Italia, e quindi uniremo queste due ricorrenze per farlo diventare il 2019 un anno del ciclismo nella città dei campionissimi. Arriverà la tappa del Giro d'Italia il 26 maggio, sarà una tappa importante, Carpi, Novi Ligure, e naturalmente la città si dovrà preparare a questo grande appuntamento con una serie di iniziative, di momenti di carattere sportivo, culturale, sociale, ricreativo. Sarà una festa per la città l'arrivo del Giro d'Italia. Stiamo predisponendo tutte le questioni di carattere organizzativo con RLCS e lunedì 19 alle ore 17
al Museo dei Campioni, se vi presenteremo la tappa con tutti i suoi particolari anche organizzativi, e illustreremo anche alla città le iniziative che abbiamo intenzione di organizzare per il 2019. Bene, cercheremo di esserci in modo tale che adesso non le chiediamo di svelarci i particolari, per cui verremo in quell'occasione e li raccoglieremo. Grazie. Ci aspettiamo. Fabio, da Novesi questo non può che inorgoglirci, ma devo dire che io sono un fautore dello sport di base e negli ultimi tempi devo dire ho trovato un movimento sportivo cittadino sempre più interessante, dove il calcio sta ritornando con una politica giovanile a risultati significativi, il volley, la ginnastica, l'atletica, ormai discipline storiche novesi hanno un movimento giovanile di assoluto rilievo regionale, se non nazionale, e poi ci sono le discipline nuove ed emergenti che si stanno consolidando come l'hockey che tu sei venuto a rappresentare, giusto? Certamente sì. Allora, perché sei qua? Perché se non sbaglio in settimana, proprio la scorsa settimana, c'è stato qualche rappresentante nostro novese, tra cui tuo figlio che è qui accanto a noi, Lamberto. Salve a tutti. Che hanno rappresentato all'interno della rappresentativa regionale piemontese la squadra al Trofeo delle Regioni. Ma non solo questo, hanno vinto il Trofeo delle Regioni. Sì, hanno vinto il Trofeo delle Regioni, di cui adesso poi Lamberto vi spiegherà meglio quali sono stati i momenti salienti. E il movimento dell'Hockey in Line a Novi sono molti anni che è presente e negli ultimi 2 anni ci siamo spostati sempre di più su un'attività giovanile, prettamente giovanile, e investendo molto sulle categorie più piccole, dall'under 12 all'under 14 per finire all'under 16 e all'under 18. Lavoriamo in partenariato con Monreale, con la società di Monreale, e cerchiamo di far crescere dei giovani talenti. Per far capire ai nostri ascoltatori che cosa significa partenariato, significa che magari fate una squadra under 14, faccio un esempio, mista. E una Novi, una Monreale e così via, giusto? Certo. Dico giusto, va bene. Quindi cerchiamo di sfruttare al massimo le potenzialità delle società e dei giovani atleti. Quindi quest'anno avete messo un po' da parte, diciamo, la prima squadra che negli anni passati vi aveva dato anche dei risultati molto significativi, certo. A favore di una crescita dei giovani per un domani ritornare alla prima. Costruire un futuro con i più piccolini. Quindi... Allora, a proposito di piccolini, Lamberto, che piccolino lo è solamente in quanto età, quanti anni hai Lamberto? 14, quasi 15. Però per dimensioni vi assicuro che è già un bel Marcantonio, quindi si dice che sui pattini bisogna avere il baricentro basso, ma a quanto pare invece bisogna avere anche il fisico, è molto alto, sì. Il tuo. Quindi, com'è andata? Intanto dove eravate a fare? Eravamo a Forlì, al pattinodromo comunale. E è stata un'ottima esperienza, è stata molto dura. Il concentramento è iniziato il giovedì, appunto la federazione ha sfruttato il Ponte dei Morti per permettere alle famiglie, agli atleti di essere più comodi anche con gli impegni scolastici. E la prima partita è stata non molto impegnativa, abbiamo giocato contro il Molise. E la sera tarda abbiamo iniziato che erano circa le 10 e finita intorno alle 11:20. In notturna. Sì, abbiamo giocato spesso e volentieri in notturna. In notturna, va bene. E quindi avete passato alcuni turni e poi siete arrivati in finale? In finale contro il Veneto, che era, quando siamo arrivati noi, imbattuto da 5 anni. Ah, quindi doppia tripla soddisfazione, sì. Tripla libidine, come diceva sì, qualche esatto. Duro. E quindi e come è finita il punteggio? La partita si è conclusa 2-1 ai rigori. 2-1 ai rigori, tu ne hai tirato uno? Rigori no, però posso assicurare che ho giocato veramente molto durante tutta la partita, anche l'overtime che è stato molto tirato. Benissimo, io so che oltre a te c'erano altri novesi, me li citi? Come novesi avevamo Simona Grosso, il portiere dell'Under 14, e in Under 12, che sono i più piccolini, i più esordienti, avevamo Martin,
Fabio, leggili tu perché Tarantola, Alina, Traverso Emanuele e Zazzano Teo, che sono tutti under 12. Bene, benissimo. Allora, prossimi appuntamenti, cosa abbiamo? Il campionato under 16 inizierà il 25 di questo mese a Padova, se non sbaglio, dove ci saranno partite per noi molto difficili, impegnative e combattute, ma ne usciremo a testa alta, ne sono sicuro. Benissimo, sappiamo che dovete andare a fare allenamento, per cui vi ringraziamo di essere venuti qua, vi aspettiamo per raccontare i futuri successi e mandiamo avanti naturalmente la nostra musica. Jacopo, primo, ormai è andata. Devi far partire subito buona notizia. Appena mi finisci di parlare, buona notizia. Ok. Se no non siamo. Io stavo aspettando il video. Infatti è un BN vuol dire che devi mandarlo prima. Ok, pensavo fosse dove si dice buone notizie. Ah, no, ok. È come quello di facciamo prima. Facciamo un trofeo qui di Santa Caterina. Hai fatto cambio? Sì. Piccoli, 12. Vabbè, adesso me lo dici, mi manca. Puoi farmi due video? Puoi farmi un video che io lo mando nella pausa, ormai. No, ora questo lascialo perdere ormai. Come lo vuole? Col telefono me lo fai e me lo mandi anche via WhatsApp. Ah, sì? Sì, sì. Perfetto. Novesi Asti. Dopo abbiamo. Novesi però... Asti, che era quello là critico, che è questo, ok. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a voi, è stato un piacere. Per Santa Caterina gli mando un video, che ci sono i piccoli piccoli. Va benissimo. Under 12, buona fortuna. 4-5 regioni che vengono. Ciao Lamberto, mi raccomando. Grazie. Grazie a te. Ciao. Arrivederci. In fondo poi a sinistra. Guardate solo che non si è chiusa la porta, ma non mi pare. Subito lì. Aperta? Perfetto. Sì, perfetto. Grazie mille. Arrivederci. Ciao. Dai, rispondi. Dunque. È diventato un incredibile camminare qua. Non mi sta rispondendo, porca vacca. Vabbè, ancora 2 minuti, eh. Che sembrano pochi, ma in realtà sono tanti. Sì, sì, non ti preoccupare. Però il mio problema è che, conoscendolo, base comunque lei. Suona qua. Hai chiamato te? No. Stai chiamando te sempre? No. Chi è? Allora è qualcuno che mi sta chiamando. Ti stanno chiamando? Può essere? Non lo so, può essere, che avendo fatto il numero non... Richiamalo subito, Marco. Sì. Guido, no? Sì, sì. Sì, è lui. Richiamalo subito che lo peschiamo. Che è ancora un minuto tanto. Sì, ciao, ciao Gigi. niente. Stai tranquillo. Allora, adesso ti lascio in attesa, poi appena ci senti intervieni, ok? Pronto a cambiare, eh? Va bene, ciao. Dopo. Metto qua, eh? Sì, ma butta giù, perfetto. Sì. Ok, 30 secondi Marco ed entri. Sei pronto? Pronto col cambio, non c'è niente, entra subito con la chiamata. Ok? L'ha mandato. Bene. Allora, abbiamo annunciato la tappa che arriverà a Novi del Giro d'Italia. Abbiamo incontrato per gli successi raggiunti gli amici dell'Hockey in Linea e adesso, sorpresone per tutti i nostri ascoltatori, novesi soprattutto, ma in generale, perché qui stiamo parlando di un mito, abbiamo il telefono. Ciao Gigi.
Ciao, ciao Marco. Ciao, ciao. Luigi Guido, allora, novese, naturalmente, del 1968, questi sono tutti i dati che io so a memoria, e sì, se non sbaglio attualmente coach delle nazionali italiane di judo, ed è stato un judoka tra i più decorati nel panorama italiano, non solo con titoli nazionali, vittorie europee e mondiali come il bronzo agli europei del 92, l'oro all'argento dei giochi del Mediterraneo, con una partecipazione alle Olimpiadi nella categoria medio. Marco, ti sento lontano però. Sì, mi senti? Allora, una partecipazione alle Olimpiadi nella categoria medio massimi nel 92 a Barcellona, dove sei stato eliminato agli ottavi, dimmi se sbaglio, come 4 anni dopo ad Atlanta, mentre hai sfiorato la medaglia nel 2000 a Sydney, perdendo in semifinale nella categoria dei massimi. Poi è iniziata la carriera da tecnico, dove ti trovi adesso ed è per il perché ti stiamo chiamando adesso. Allora, uno tanto per salutarti, perché ci fa piacere portarti nella nostra trasmissione di novesi, e due perché, se non sbaglio, sei di ritorno da una trasferta molto interessante per gli europei under 23, dove avete ottenuto degli ottimi risultati. Sì. Sì Marco, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. E sì, sono ritornato. Io in realtà adesso svolgo un altro ruolo all'interno della federazione, sono responsabile organizzativo delle squadre nazionali. Ah, però li hai fatti tutti i ruoli comunque. Sì, sì. Da atleta a coach a dirigente, per cui ormai sei un'istituzione. Sì, no, sono un componente della direzione tecnica e quindi ogni tanto vado e do una mano ai tecnici. E quando vado è sempre una gioia, mi sono divertito tantissimo, abbiamo fatto un titolo under 23, e un titolo europeo under 23 è sempre importante, 3 medaglie di bronzo, un 5º posto, insomma è stato condito per benino questa trasferta. Bene, però insomma raccontiamoci anche un po' di passato. Tu hai iniziato a fare judo a 9 naturalmente. Sì. Sì, io ho cominciato a fare judo a 9, ho cominciato a 7 anni nella storica palestra sotto le scuole Pascoli del judo Club 9. Dove c'era Parodi, come si chiamava? Sì, esatto. Prima col maestro Battilani e poi, diciamo, poco dopo con Italo Parodi, con il quale mi sento ancora, tra l'altro, siamo assolutamente in ottimi, in ottimi rapporti. I primi maestri non si dimenticano mai, cioè, come il maestro degli elementari. Perché poi fondamentalmente, come tutti gli allenatori, non diventano un po' dei maestri di vita, dei papà, insomma, delle persone un po' di famiglia, ecco. Eh sì, ma poi dopo quello hai avuto tutta la tua evoluzione e questa esperienza, sì, fantastica. Penso che siano in pochi quelli che possono annoverare 3 Olimpiadi. No, certo, assolutamente. Marco, ti sento un po' lontano. Sì, noi più di così non posso strillare, io ci provo. Noi sentiamo bene te e me. Quindi si vede che negli ultimi combattimenti ti hanno un po' strollato anche l'udito. Può essere. No, adesso ti sento bene. No, scherzo. Va bene. Stavo dicendo, insomma, sono pochi quelli che possono annoverare 3 Olimpiadi. E sì. Cos'è che ti è rimasto di questo? Ma un'esperienza fantastica. Diciamo che la cosa importante è quella di riuscire a trasmettere oggi da tecnico, da dirigente, quelle che possono essere le emozioni che in qualche modo inibiscono in realtà le prestazioni degli atleti, perché noi oggi io lavoro con atleti che ambiscono ad un sogno olimpico, ok? E spesso e volentieri sono atleti giovani e non sanno esattamente che cosa vanno incontro, quindi si trovano a volte ad avere delle potenzialità enormi ma non esprimerle completamente, un po' per paura di non riuscire ad arrivare, no? E quindi questa esperienza è importante, ecco. È importante per far capire a questi ragazzi che alla fine fondamentalmente è una gara, cioè
è la gara della vita, ma in realtà è una gara come un'altra, perché incontri le stesse persone, gli stessi atleti. Sono d'accordo, però in tutto questo c'è un significato, secondo me, ancora più profondo, perché c'è dietro a queste discipline c'è un profondo sacrificio che si svolge, perché poi in fondo, malgrado appunto tu abbia raggiunto il gota del settore, e in fondo tu hai fatto una vita militare, giusto? Sei un carabiniere, quindi non è il calciatore o in altre discipline, i piloti o quant'altro, che alla fine sì, hanno tanto sacrificio anche loro, ma poi perché vengono straripagati dagli effetti economici, delle altre cose. Per cui è insegnare veramente a sti ragazzi l'aspetto del sacrificio a fronte di raggiungere dei risultati, che serve sicuramente per tutta la vita. Sì, sì, questa è una verità sacrosanta, nel senso che, ecco, una delle più grandi soddisfazioni è che comunque questi ragazzi, che arrivino o che non arrivino al loro sogno olimpico, successivamente riescono a integrarsi perfettamente nella vita di tutti i giorni, comunque da protagonisti. Questa è sicuramente una vittoria educativa, quindi insomma sono sport che alla fine poi ti educano all'educazione, al sacrificio, all'impegno quotidiano, al conoscere anche i propri limiti e cercare giornalmente di migliorarli, di superarli. Va bene, allora guarda, adesso noi, per quanto riguarda la radio, mandiamo un po' di musica. Abbiamo i nostri jingle che hanno fatto nelle varie palestre dove si dice buone notizie, facciamo dire un po' a tutti, e diciamo anzi a tutti quelli che ci ascoltano che sono in palestra, che cosa, di mandarci questo grido di gioia che è appunto quello di buone notizie. Mentre con te magari continuiamo via streaming, se è possibile, chiedo al tecnico. Sì, possiamo continuare via streaming. Mandiamo, certo. Bene. Allora, se tu vuoi fare via streaming, puoi farlo solo con un viva voce, purtroppo è l'unica cosa che posso fare. E il viva voce dove lo trovo? Lì lo senti, prova a sentirlo. Sì, mi senti tu? Sì, lui mi sente, io sento però dentro anche la musica. Sì, ovvio, però il problema è che non riesco a mandartelo in video, è per quello. Non riesci a mandarlo in video? No. Niente. Va bene, Gigi, non ci riusciamo tecnicamente a fare quello che speravo di riuscire a fare. Ti riprendo un attimo a chiusura del pezzo e facciamo ancora una domanda e poi ti saluto, va bene? Ok. Se tira pure giù, che tanto non è un problema, rimane lì, l'unica cosa è che deve aspettare 2 minuti. Possiamo tagliarla un po' la musica? Sì, però non mettiamo musica, Marco, non possiamo non mettere musica, siamo una radio. Se no diventa un telegiornale in TV, purtroppo. È quello il problema. Allora, quando vuoi fare queste cose qua, dimmelo prima, perché se no facciamo una figura che sembra che non sappiamo cosa fare. Tutto lì. No, perché se no non riusciamo a gestire la cosa, sì, sì. È per quello. Ho domandato perché proprio te. Adesso l'ho staccato il coso. No, perché non si può fare mandare la telefonica che abbiamo già su qua, mandarla al video, tutto lì. Allora, sono i 49, quindi ora rientri, continui con Guido e lo saluti, e poi cosa vuoi fare? Poi introduciamo quello del cioccolato e poi saluti. Perfetto. Allora non hai più bisogno di niente, giusto? Sì. Perfetto, allora rientriamo così. No, sì, ci sono dei video, c'è no, per quanto mi riguarda. Sì. Per quanto riguarda invece il cioccolato, tu hai bisogno di Tino Carrega, giusto? Sì. Sì. Perfetto. Quindi intervista per noi Tino Carrega. Direi che... Ricordati di mandare quei BN Volley, che non so se li hai mandati. No. Allora, non hai mandato neanche uno? Eh no, sono BN e non posso mandarli quando c'è la musica. Eh no, adesso. Ora rientrando. Guarda, rientrando. Sì. Ora rientriamo. Ma li hai messi negli altri rientri? I BN Volley? Eh no, ce ne sono due. Ne sono tre. Ce n'è uno gruppo Volley il primo, poi c'è BN Volley. Preparatene uno. Preparo il primo.
che partiamo con quello e poi entri subito te, Marco, ok? Ah no, c'è il repetto prima di cioccolato, eh? C'è il repetto della fiera. Sì. C'è il repetto della fiera. Sì. Pronto? Preparalo. Su A, ricordati. Quando vuoi tu lo mandi e mi fai segno. Bene Gigi, non ce l'abbiamo fatta durante la pausa musicale, ma ti faccio un'ultima domanda. Abbiamo al telefono con noi Luigi Guido, judoka famoso per le sue partecipazioni alle Olimpiadi perché attualmente ha un ruolo importante dirigenziale all'interno della Federazione Judo. Allora, prossimi appuntamenti importanti che ha la federazione, e se tra questi c'è magari la possibilità che voi possiate passare dalle parti del nostro territorio? Allora, vabbè, gli impegni adesso sono di carattere internazionale, quindi poi io tra l'altro come centro sportivo carabinieri io dal 2012 ho sotto comando della sezione arti marziali. Quindi non si tratta solo di judo, ma anche di karate, lotta e taekwondo. Bravo, quindi, bravo. Già che hai detto karate, se non sbaglio, stiamo giocando i mondiali e c'è stato qualche risultato importante che riguarda l'Italia. C'è stato qualche risultato importante. Oggi c'era la fase eliminatoria e uno dei miei atleti, Luigi Busà, in finale per la medaglia d'oro che si svolgerà sabato mattina. Tra l'altro c'è lo streaming su Gazzetta.it sabato alle 13, quindi per chi volesse. È un grande campione, tra l'altro il karate entra nel programma olimpico da Tokyo 2020. Bene. E un'altra ragazza, sempre dei carabinieri, Laura Pasqua, in finale per la medaglia di bronzo. Quindi oggi è stata una giornata molto molto produttiva. Allora, sento che un pochino di romano ti è rimasto attaccato, però sicuramente con questo colgo l'occasione per salutare te, la famiglia, Federica, tua moglie e tutto. E sicuramente tu ti ricordi la fiera di Santa Caterina. Perché penso che ogni 5 novembre, bravo, ogni tanto ci torni magari a godertela. E niente, noi adesso, salutando Gigi, mandiamo un'intervista che abbiamo fatto al Deus Machina di Santa Caterina, al dottor Repetto, il dietro le quinte della fiera. Che bello. Allora, siamo con il dottor Repetto Giacomo, che è responsabile del comune per quanto riguarda l'area del commercio e che è il Deus Machina, diciamo, per tante manifestazioni, in modo particolare della fiera di Santa Caterina, che è alle porte. Per cui noi stiamo cercando buone notizie, abbiamo la necessità di individuare qualche buona notizia per quanto riguarda anche la fiera, magari qualche numero importante per quanto riguarda la partecipazione, che vediamo che magari in tempi non sospetti era importante per tutte le manifestazioni, però invece c'è la fiera di Santa Caterina resista alla crisi che hanno invece affrontato altre manifestazioni. Sì, sì, questo è vero. 411 edizioni non lo fate tutte io. diciamo che è una delle fiere antiche del Basso Piemonte e regge ancora, anche perché il periodo di prenotazione aiuta gli operatori che partecipano alla fiera. Anche quest'anno partiamo col parco, 16 di novembre, è la prima giornata del percorso del parco, è la prima giornata della festa del bambino. E come consiglio prepariamo i biglietti per tutti i bambini delle scuole cittadine. La fiera è dal 23 al 25, il 25 troveremo carrozze che faranno una sfilata nel buon centro, nel fiera del piano per motivi organizzativi e anche di bilancio, però la fiera nasce. Nasce cioè Bestiana e mantiene un po' questa caratteristica, lo spirito che abbiamo dovuto mantenere questo periodo come negli ultimi anni con l'associazione Carrozza Cavallo che ci fa questa sfida. Gli operatori sono
sanitari, no, tutto il nostro centro storico, le Safi e la via Garibaldi, e portano un po' di movimento in Sicilia, portano quella atmosfera piena di natalizia che si respira sempre in questo periodo. Del resto anche le luci di Natale partiranno con la fiera e ci rimarranno per tutte credo fino alla Epifania 2019. Se possiamo dare dei numeri, quanti sono gli operatori, gli ambulanti? Gli ambulanti sono 260, poi abbiamo una quarantina di operatori che espongono la zona agricola, le macchine agricole, e abbiamo 26 famiglie del Luna Park con le loro attrazioni in piazza Termigotti e insomma, facciamo un bel numero. Ecco, noi sappiamo che c'è una lotta notevole tra gli ambulanti per poter partecipare a Sassa Caterina. Normalmente quanta domanda che ci riceve? Calcolo che su 260 che abbiamo potuto assegnare con Costelli abbiamo ancora 50 operatori in vista d'attesa per la prima giornata di fiera. Qua viene chiamata spunta della prima giornata. Sono in panchina. Attendono che qualcuno manchi la prima giornata per poter posizionare. È una fiera abbastanza limitata, se devo dire la verità, anche perché, come dicevamo prima, è una delle storiche che non ha neanche bisogno di tanta promozione, perché la gente che la voglia mi ha chiamato la signora di Casale e mi dice: allora c'è qual è la settimana della fiera? Io vivo tutti gli anni, quindi è un buon auspicio. Quindi un buon auspicio c'è che ci sia, quindi anche bel tempo, anche se hai assistito con la neve, con qualsiasi situazione. Sì, ho fatto fiere in qualsiasi, ho fatto delle fiere con delle giornate primaverili e ho fatto delle fiere sulla neve dove gli operatori del Luna Park spalavano la neve dai tetti delle loro ferrocarri che gli peso sotto il 60 giallo, quindi in una piazza di tutti i colori. Bene, allora diciamo questo, dopo Santa Caterina, se si è fatto freddo, sulla strada che arriva Dolce Terra invece e noi siamo coperti. E faccia il tempo che vuole, noi siamo coperti al centro fieristico, una bella capienza di tre giornate dedicata ai sassavoli del territorio. Ecco, anche questa funziona meravigliosamente bene, abbiamo già il pilone, quindi abbiamo già avuto il posto di tutto. Bene, sappiamo anche questo, e mentre sto parlando vedrete delle immagini che riguardano la fiera di San Carlo di Arquata. Le prossime fiere le sappiamo: San Baudolino ad Alessandria, San Martino a Serravalle, poi arriva Santa Caterina a Novi. E se si parla di fiera non si può non parlare di cioccolato, e però io vorrei cogliere l'occasione prima di introdurre il mio ospite, che sentirete via radio, via onde radio, solamente in un accenno, e poi lo potrete seguire invece nel completo della sua intervista sullo streaming. E vorrei ricordare un amico che purtroppo è mancato in questi giorni, Riccardo Moro, che è un maestro dei gelatieri, una persona squisita. Eravamo insieme pochi giorni prima che succedesse questo fatto, per cui mi sembra giusto, anche se noi parliamo di buone notizie, ricordare una persona che ce ne ha date tante buone notizie, tanti buoni gelati. E mentre fra poco sentiremo chi? Sentiremo Tino Carrega, il nostro guru del cioccolato novese, che lo potrete seguire appunto su streaming, e mentre noi non possiamo fare altro che salutarvi, quindi rimandarvi a mercoledì prossimo, e da parte naturalmente di Elia Poggio, Jacopo Morgon e Marco Barbagelata, l'induttore alla buona notizia. A tra poco. Hai voglia di usare meglio il tuo tempo e cerchi qualcosa di nuovo da fare? Scegli il volontariato. Questo oltre 400. Mi manda l'altro video. Ce lo dico. Sì. Lasciatemi vedere come si introduce. Okay. Se vuoi parlare sulla Tino Carrega, puoi farlo. Giriamo la webcam. Parlo adesso prima che lui lo inserisca. Allora, mettiti pure qua e ti giriamo la webcam. Gli dai la webcam dell'ospite. Ok. Anzi no, facciamo così.
E gli do direttamente questa qua. Tanto lui vede, almeno vede la diretta. Sì, adesso che lo cut cambia. Sì, tanto ci stanno sentendo. Ci stanno sentendo? Bene. Allora, fra poco avrete modo di ascoltare veramente una persona speciale che poi, soprattutto in questi giorni che si sta parlando purtroppo della chiusura della Panigotti, ha un significato ancora maggiore. È una persona che ha delineato un profilo importante nell'ambito del cioccolato e che va in giro a insegnare a fare il cioccolato in tutto il mondo. E sentirete quindi Tino Carrega, a voi il seguito delle immagini. E possiamo passarlo? Bene, ecco a voi. Dietro al comune vecchio di Novi, perché Novi rappresenta nell'immaginario, diciamo, nazionale, se non addirittura internazionale, il mondo del cioccolato. Abbiamo qui con noi un caro amico, Tino Carrega, che noi possiamo chiamare il maestro dei cioccolatari. In quei casi lì, vedi che finisce il video, quasi della cioccolata, non si cambia più automaticamente, perciò devi la sua esperienza nelle grandi aziende novesi, sia come consulente, sia come dipendente, se non sbaglio. Tino, addirittura si dice che grazie a te si è inventata la cioccolata spalmabile della Novi. Sì, diciamo che la crema Novi nasce negli anni 50-60 ed era, come spesso si era in Piemonte, era un gianduia morbido. Con l'avvento delle creme spalmabili e la regolamentazione sulle norme del cacao e del cioccolato che vennero promulgate nel 76, questo tipo di cioccolato divenne fuori legge. Allora nacque l'esigenza di renderlo spalmabile. Si fecero vari tentativi, io alla Novi avevo cominciato nel 75, per cui ero ancora abbastanza inesperto, diciamo, finché finalmente all'inizio degli anni 80 si arrivò a questa formulazione, a questa tecnologia soprattutto di lavorazione, che permise di rendere spalmabile questo prodotto, che poi è l'attuale crema Novi che esiste in commercio. Bene, poi da di lì, quello è stato il primo trampolino, diciamo. Sì, poi ho intrapreso, dunque nell'88 lasciai l'azienda, dopo che avevo raggiunto diverse cariche, tra cui anche direttore di stabilimento, e cominciai la professione come libero professionista, come consulente, e per questo ho fatto consulenze, faccio tuttora consulenze a vari gruppi. In giro per il mondo, ora infatti fine mese sarò in partenza per l'Azerbaigian e a dicembre andrò in Cile, sempre per lavoro purtroppo, ma l'altra settimana ero in Grecia, insomma diciamo che l'attività è abbastanza varia e si svolge un po' dappertutto. I grossi clienti che abbiamo in Italia sono, per il grosso cliente, la Perfetti. Ho lavorato comunque anche con Ferrero, con insomma, i principali gruppi italiani, Sorini, Vittors e quant'altro. Insomma, ognuno ha le sue esigenze, ognuno punta su dei rapporti qualità-prezzo ben precisi che in genere vengono dettati dal mercato più che da esigenze particolari. Insomma. La domanda che sorge spontanea è: come mai il cioccolato rovese è diventato così famoso, non solo da essere presente ormai ovunque, in qualsiasi autogrill entriamo, troviamo sicuramente un prodotto che nasce qui nella nostra città, ma anche da aver creato dei profili professionali come il tuo, che sono molto ambiti dall'azienda del settore. Ma diciamo che qui c'è sempre stata una grande tradizione nel mondo del cioccolato e del dolciario in genere, meno forse quello dei prodotti da forno, che diciamo è un comparto un po' staccato dal dolciario tradizionale. Nel settore, per quello che riguarda il cioccolato, diciamo che qui la grande tradizione che nasce dal gianduia è stata valorizzata fin dai tempi diciamo, in cui sono sorte queste società come la Novi, la Pernigotti, una volta c'era anche la Bailo, c'erano diverse
aziende qui intorno, tuttora ci sono aziende come la Suissa, Gamma Rotta, eccetera. C'era la Fidas, ecco, che anche quella ha fatto molto scuola nel settore e che ha portato ad avere uno sviluppo di questa tradizione, partendo soprattutto dalla selezione degli ingredienti. Noi qui siamo specializzati nel cioccolato gianduia, per cui un grande cura, una grande attenzione per la scelta delle nocciole, tanto per dire, piuttosto che andare poi a finire anche nella scelta del cacao, che il cacao, ricordo che essendo un prodotto di importazione, di solito per ottenere un buon cioccolato si fanno delle miscele, come si fa con il caffè per esempio, per cui in base alla scelta di queste miscele, alla qualità delle materie prime, nascono questi prodotti dove l'aspetto qualitativo diventa principale, unitamente anche al discorso delle scelte tecnologiche di lavorazione. Per fare il cioccolato esistono diversi sistemi, tutti più o meno validi, quelli tradizionali, dove si parla di concaggio, insomma termini tecnici che magari a volte sfuggono un po' alla maggioranza delle persone, però diciamo ci sono delle tipologie di lavorazione, tipologie di processi che certamente influiscono notevolmente sulla qualità del prodotto, tenendo conto che la maggior parte delle aziende a livello anche europeo attualmente acquista cioccolato e lo trasforma. A noi abbiamo ancora la tradizione invece di partire dal cacao e fare le lavorazioni che portano poi proprio a ottenere il cioccolato. E tu, se dovessi consigliare a un giovane, gli diresti di avvicinarsi a questo mondo? Beh, io direi di sì, perché io tra l'altro insegno tecnologia dei prodotti dolciari all'Università La Cattolica di Milano, nella sede di Cremona. Quello che dico sempre ai miei studenti è che non pensino che il mondo dolciario sia un mondo solo di prodotti voluttuari, come spesso viene considerato, perché le tecnologie di lavorazione specialmente sono estremamente complicate. Se noi prendiamo dei prodotti che esistono sul mercato, per esempio, per fare un esempio, il Rocher della Ferrero, se noi andiamo a sezionarlo vediamo che si applicano tre o quattro differenti tipi di tecnologie e che la difficoltà proprio sta nel metterle tutte insieme e ottenere un prodotto unico. In questo caso bisogna tener conto che i costi degli impianti sono veramente elevatissimi. Recentemente un'azienda italiana ha fatto lo stabilimento nuovo dove ha investito circa 50 milioni di euro solo in impiantistica, per cui diciamo questo è un fattore determinante. Quindi diciamo che per concludere noi potremmo anche pensare che, visto che c'è uno sviluppo dietro a questo mondo, potrebbe esserci anche uno sviluppo nel nostro territorio. Nel nostro territorio, senz'altro, per appunto data da questa tradizione che ci lega proprio a questo mondo del cioccolato e il dolciario in genere. E certamente. Bene, abbiamo ascoltato quindi Tino Carrega, il nostro guru del cioccolato, e vi rimandiamo naturalmente a mercoledì prossimo. E speriamo che vi sia piaciuta questa puntata e che lo facciate sapere ai vostri amici. Rimarrà registrata sul nostro canale di Radio PNR e si avrà la possibilità quindi di riascoltare le parti che vi siete persi. Naturalmente mercoledì prossimo ci saranno tante altre nuove sorprese. Arrivederci, a presto.